Raga, qua è Nex e bentornati sul canale Ragazzologi. Siamo tornati qui assieme su Fortnite e oggi, allora ragazzi, in primis teniamo qua il driving senza ombra di dubbio, perché devo dire che da quando è uscito questo, ragazzi, io Alkir l'ho proprio snobbatissimamente snobbato. Comunque, ragazzi, siamo tornati qui insieme per trovare questo fottutissimo jetpack che, dato che appunto Epic Games ce l'ha fatta uscire per un tempo limitato, perché non provarlo in primis e in secondi, vediamo di non morirci male. Comunque, ragazzi, spero che state come anche per la faccia antico di ieri, ragazzi, un bel like, un bel pollice di supporto e magari commentate questo con scritto e scoscritto. È diventato più difficile questo il commento. Guardatemi sotto con... Bello! Fagiano! Sotto. Ma vaffanculo! Ma... Ma Morice, ma perché mi rubi il fagiano, stronzo? Ragazzoli, commentatemi sotto con un'ambulanza, perché sicuramente qua avrò bisogno di un'ambulanza. O meglio, questo! Vado, guardalo! I take your life, man. Basta, ragazzi, comunque ambulanza sotto nei commenti. Io sembra come state come per questa fase l'antico di Erna, anche perché avrei bisogno volentieri anch'io di un'ambulanza, ragazzi. Ho 39 di vita, forse saranno un po' di più. Ma ragazzi, molto molto bene. Comunque, tornando al video dell'altro giorno, ragazzi, è stato molto curioso il fatto che io dovevo portare il leak domenica. Poi ho detto switch il video, tanto avevo visto che c'era un leak riguardante il jetpack. Quindi ho detto, vabbè, esce la quinta settimana, posso switchare un attimo il video, fare qualcos'altro. Vigliacca puttana, ragazzi, non pubblico il video quando proprio esce il jetpack. Cioè, porca miseria, sembrava di essere un fagiano io, ragazzi. Veramente sono diventato un fagiano con le penne. Però, comunque, da notare comunque si trattava di un'altra cosa. Infatti, vi ripeto, durante la quinta settimana, molto probabilmente, secondo questo leak, che è stato estrapolato dai codici della macchina, proprio dai giochi, hanno sbudellato i file e hanno trovato che appunto durante la quinta settimana, quindi esattamente tra una settimana, avremo questa modalità tempo limitato con solo jetpack e shotgun. Quindi ragazzi, veramente una figata assurda. Se comunque vi devo dire la verità, io il jetpack l'ho già provato, è figo, cioè ci sta, è quello che volete. L'unica pecca è che io, come l'avrei fatto io? Bello fagiano, bello fagiano. Ma si è accoppato. Vabbè, comunque ragazzi, tornando a noi, il discorso del jetpack, l'unica nota che sto, a mio parere, è che occupi una slot nell'inventario. Cioè, questa è veramente una cosa che storpia tantissimo. Cioè, io personalmente l'ho fatto un po' come i cristalli, no? Che lo prendi, dopodiché lo puoi utilizzare, nel senso che ha la sua durata, però senza occupare appunto una slot nell'inventario. Perché se magari uno gioca con due pompe, se magari uno gioca con un inventario, magari, che ne so, shield, match, ma sei costretto per forza a rinunciare a qualcosa per un qualcosa che poi non dura neanche così tanto. Quindi una volta terminato, che vi dico assolutamente, beh, sicuramente poi l'avrete già provato, perché sicuramente questo video ve lo scavallo di un giorno, quindi l'avrete già provato molto probabilmente. Però lo noterete sicuramente anche voi che non è così tanto duraturo. Quindi diciamo che in endgame può essere comodo sicuramente, ma per come gioco io non lo vedo così tanto utile. Però insomma è figo, cioè senza dubbio è figo. E John, ti fermi un attimo, porca tro... La topare. Vabbè, ascolta, vaffanculo. Devo dire che sono stato abbastanza sfigato, raga. L'unico che ho trovato si è suicidato, l'avete visto. E quell'altro era John, che cominciava a muoversi come una lontra, che poi è morto, no? Solo che non sono andato a fidare il tipo, dato che stavo, come vedete, arrivando alla Storm e mi inculava male, guardalo, guardalo. Raga, John è resuscitato. John? Dove stai, John? Ah, ecco, m'ha visto? No, ha visto l'erba. John, cosa ha visto? John, cosa... Ma va a fare pipì, John. Ma cosa fa? John, in mezzo alla casa va a fare pipì. Ma cosa fa? Si china anche. Forse, ragazzi, è un tipo, cosa fa? Mi sembra di aver visto qualcosa. Comunque, no, che vedi che c'è il tipo? Porca trota! No! No, no, non andare su! Porca troia! No! Eccolo, guardalo! No. Ecco, ma è un orso! È un orso! Guardalo! È un orso!
Non posso neanche di... Non posso neanche editare questa che è la mia. Non è mia. Dove? Alif. Wow. Ma man. Uno di vita. Uno da fucking di vita. Ragazzi, non uso gli scildini perché li prendo come gli scildini. Ho detto realmente gli scildini. Comunque, ragazzi, non li prendo come, cioè, se poi sono 10 è una figata, dimmi che sono 10. 8, ragazzi, va bene così. Tanto lo scildone l'avevo lasciato per terra, quindi tanto vale utilizzarlo. Diversamente, ragazzi, uno di vita, uno di vita, uno di vita, uno di vita. Che scuola. Ecco, ragazzi, abbiamo passato un attimo un periodo di game un pochino particolare. Da John che fa pipì per terra all'aggressione da parte di un orso. Comunque, ragazzi, very well. Adesso trovassi anche un medico da due bende non farebbe schifo, ragazzi. Abbiamo uno scar e questo è veramente una cosa fega. Nessuna arma leggendaria, ma ragazzi, molto accontentiamoci. C'è la sternita forse più lenta. Forse sì, in teoria no, draga lenta. Meno male. Dependami tua madre. Ragazzi, in paranoia. Uno di vita, raga, uno. Uno da fucking div- Adesso spero di riuscire a utilizzare tutte, ma non penso. Rapido. Ce la facciamo un'altra? Dai, un'altra cosa, ti prego, veloce. Un attimino. Vaffanculo, basta. Ma gli dite voi questo fagiano? Cioè, non vuole uscire e neanche farsi silurare. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Ma stiamo scherzando. Già che sto usando un orso, già qua siamo già a un livello superiore. In secondi. Non mi avete trovato un jetpack. Buon amico mio, ragazzi. Non ha tanto voglia di essere nostro amico. Magari vuole simpatizzare con la Charazzi. Cosa dice lei? Vado all'inferno. Faccio qualcosa, ragazzi. A parte che ce n'è un altro che non sappiamo dove cavolo sia. La cosa non è buona. Non è buona. Cosa fa? Eccolo, guardate. Bello! Bello. Adesso io non so se l'ho hittato o meno. Ma qualcosa l'abbiamo fatto forse voi. Dai, esci di lì, puttana la miseria. Comunque, ragazzi, c'è un terzo incomodo. Io non so se sia un camper o cosa diavolo sia. Ma se mi perne con una cecchinata, ragazzi, lì veramente sto video diventerà How to become Germano Mosconi in real life. Fatti vedere. Dai, che bello, esci. Puttana la miseria, ragazzi. Allora, guardate che lontani. Poi c'ho solamente 5 colpi dell'RPG. Madonna. Raga, lo schioppo. Madonna santa, lo schioppo. Fatti vedere. Esci. Ok, c'è il tipo con lo sniper. Vigliacca, puttana, lo sapevo. Un attimo, Dov'è sto cagapalle, miseria Laida? Guardalo, te, madonna santa. Scioppo il cervello. Ma all'ostia. Un centone se l'è preso. E quindi se avessi bene. So che c'è l'altro, ragazzi, mezzi coglioni. Esci di qua, cocco. Fatti vedere, miseria schifosa. Esci di lì. Oh, nice. Ma me really nice. Che figlio di troia questo. Dai, e vieni fuori. Lei l'airdrop non lo prende, ecco, sto gran cazzo. Guardalo. Va all'inferno! Morice male, arco 2, 3, 4, guardalo! Che dietro la pianta camperato quello! E guarda, cioè, siamo contro un bracconiere e un lepraciano. O meglio, due bracconieri, ragazzi. Ah no. Porca. Ragazzi, l'ha ucciso! Brutto stronzo, era mio quello! Madonna santa, ragazzi, bracconiere ha ucciso altro bracconiere, la prima volta nella storia. Di solito il bracconiere uccide il lepraciano, ma... O forse era effettivamente il lepraciano nascosto! Che male, porco. Nascosto nei panni di un bracconiere. Una spia di incognito, tipo... Beh, comunque, ragazzi, questo lo faccio saltare. Bello, fagiano! Dai, va all'inferno, muori, c'è... No, eccolo qua. Ho un solo colpo di lanciarazzi, ragazzi. Dobbiamo usarlo bene. Appialo, porca... Veloce. Mamma mia, cocone. Che errore, cocone, bello. Copriti. Wow, ma neo. Wow.
Ragazzi, l'ultimo colpo di mangiato, tropizio il nostro orso, porta a casa la vittoria. L'unico problema è che il ragazzo voleva utilizzare il coso, il jetpack, non ce l'abbiamo trovato, non l'abbiamo trovato. Ma neanche in endgame ce l'avevano. Sì che non è buona. Ragazzi, riproviamo perché un jetpack lo posso trovare, altrimenti non mi posso scrivere tipo gameplay con jetpack se non utilizzo il jetpack. Domite, next, ma sei un fagiano del cazzo. E allora, ragazzi, dobbiamo evitare questo, per forza. Quindi vi devo ritrovare subito il jetpack. No, nessun jetpack. Mi sono trovato un pacco, ragazzi. Ci ha tirato un pacco sta casa. Allora, in questo momento vi dico con tutta sincerità che gradirei più che altro un fucile a pompa. Un pump shotgun che mi permetterebbe di fare una sfaccettata un pochino più tranquilla. Cioè, va bene che trovo tutta roba rara, no, epica, va bene tutto. Però mamma friends, se trovassi anche uno shotgun farebbe skyfall. Uno shotgun, due scildoni e un altro fucile. Arca puttanaccia, ragazzi, vale, cioè. Come culo ne abbiamo, per l'amor del cielo, ma fucile a pompa, pump shotgun, give. Vabbè, voglia che usiamo i shieldoni, ragazzi, usiamo i shieldoni, li utilizziamo. Dopo di chiara questa anima caccia dello shotgun, in primis porca puttana perché dobbiamo trovarlo. Ma che roba, me ne vado di casa e tutti me li affeitare. Ma come vi permettete di snobbarmi così? Come vi permettete? Guardalo. Lontro. Dov'è? Dov'è la topa? Dov'è la topa? Where I am a topa? Cioè, insomma, guarda che ragazzi che... Lontrone, adesso se gli schioppo la testa, fermati, fermati. Orice! No, vabbè, ma vaffanculo, dai. Ragazzi, ho provato, potevo sparare. Me la sono un po' cercate qua. Oh, oh. Ah, dai, stavo giocando. E Morice, porco due. Io stavo giocando, porca troia. Veramente, ragazzi, è allucinante. Si può neanche essere un pochino festosi con i fagiani che subito ti aggrediscono. Maleducati. Ecco. 7 di vita ci ha lasciato, ragazzi. È stato un gioco un pochino costoso, ma è... mi è valsa la pena, ragazzi. Siamo divertiti e mi è spagianato. Quindi, ragazzi, che sua. Adesso andiamo subito a smettere, ragazzi, per farci il resto del loot, sempre che non ci sia qualcuno. Dopodiché, ragazzi, belli e materiali, perché siamo messi veramente belli. Uff, pump shot. Ecco perché mi davo così tanto. Ragazzi, che botto di culo. Adesso, prova cos'è? Prova cosa di epicness. Le vende, ragazzi, le prende. Ma c'è, ragazzi, è una spesa allucinante, ragazzi, veramente bellissimo. Ragazzi, li faccio un attimo in 2.0 presa con successo. E adesso andiamoci subito a fare un po' di materiali che abbiamo assolutamente bisogno. C'è una chest qua. Ah, ragazzi, news. Abbiamo ancora un fagiano qui a boschetto, eh. Ho sentito prima rompersi nella casa di fianco, quindi ho paura che troveremo compagnia. Ma sinceramente ho detto una balla, non è nella casa di fronte. Mi ha tirato una schioppata con lo sniper e mi ha schivato. Quindi presumo che sia lì nella casa. Detto proprio, detto con i denti davanti proprio. Adesso è là sopra? O no? È là? Guarda la lontra. Ma lui mi ha visto? Sì. Ma se mi ha sparato prima, cosa fa? Ma già uno bello. Che porca boia di male, raga, non me ne ero accorto. Ma sei una puttana allora. Porca, fatti vedere, puttana di merda. Fatti. Riflessi. Vai. Ah, buono un attimo. Oh, ragazzi, se non lo piglio lo pusho, eh. Dai. Guarda, mi sto rotto di coglione, ragazzi. Cioè, mi sono veramente rotto il cazzo. Ragazzuoli, vuole essere pushato? Noi lo pushiamo. Miseria light, io ti stacco a fare loca nascosta e non ne voglia. Dai, stessi, cocco, adesso arrivo. Arrivo, my friend. Arrivo, my peasant. Facciamo così che non voglio essere schioppato. No, guardalo. Stronzo del cazzo. Arriva, mio fagiano. Arriva, mio fagiano. Attenzione, ragazzi, qua è pericoloso, eh. Ehi, ma man. M'ha visto o no? M'ha visto o no? Forse sì, forse no, forse boh. Magari no. Cioè, non m'ha visto. Esci, oca. E guardalo, guardalo. M'ha visto. Adesso m'ha visto, sicuramente. Adesso, vengo su, Adesso arrivo. Ehi. Un attimo. Oh, no, buono, buono. Ho detto che vengo. Io ho detto che vengo su e su ci vengo, puttana troia. Ho detto che vengo su e ci vengo. Lo fagiano. Guarda la peoca.
Ecco. Bello! Oh, te sei mongolo, porca mia, è un mongolo! Ragazzi, ho trovato il jetpack, non ci credo. Piango. I cry every time. C'è anche un medikit. Ci sono in mezzo alla trincea, qua, cioè, è veramente. È il posto meno probabile, guardali. Troia. Adesso usiamo il medikit, ragazzi, dopo. Ma dove mi sono andato a infilare? Il Vietnam, ragazzi, il Vietnam Simulator questo. Abbiamo il shield. Ragazzi, sì. Perfetto. Dopo teniamo magari il medikit. Forse è meglio. Se no, ragazzi, adesso io sacrifico questo e provo a prendermi il jetpack. Vediamo un po'. Sono vicini, occhio. Eh sì. Un occhio. Raga, il jetpack dov'è? È qua, qua sotto, ok. Ragazzoli, prendiamocelo. No, ma è scarico. Qua ci faccio un jetpack spiccato. Raga, guardiamo se magari troviamo un altro. Porca puttana. Questo, ragazzi, non è buono, ma sì che non è buono. Vamos, 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 che riusciamo a prenderci il coso in tempo. In teoria la storm, questa qua è lentissima, quindi dovremmo riuscire a non farci colpire, ragazzi. Lancia granate, piango. I cry for every time I cry, ragazzi, lascio proprio il nome. Miseria schifosa, schifosa. Aspetta, zompiamoci un attimo così vediamo un po' com'è. Ragazzi, è bello, proviamo assieme. Si zompa. Zompete. So che, ragazzoni, c'è buono quanto volete. Ma vi dico, io a metterlo al posto di qualche altro cosa nell'inventario, vedete. Mi rompo un po' le palle, dico bene signora. Lontra. È la madonna, ragazzi, lo vediamo. Il lancio Brazzi, ragazzi, bello. Dopodiché io direi che possiamo andare a fettare i lati fagianoni. Ragazzoli, quindi morale della favola. Vabbè, qua sotto c'è un fagiano, andiamo a prenderlo. Bello fagiano. Esci. Morale della favola, ragazzoli, belli. Il jetpack è buono, sì. Ma io eviterei di metterlo e... come slot dell'inventario, insomma. Ragazzi, un attimo, questo si è andato sopra. Vuole essere magari buttato giù, cosa dietro? Cosa buttiamo giù? Lo buttiamo giù? Di sotto? Che facciamo? Stile. Allora, mio fagiano, se lei non viene giù, la tiro giù dal nido. Venga di sotto, per favore. Venga giù. Porco, ha giampato, ha giampato, bello. Bye, bye, my man, bye, bye. Qua. Dove è l'altro? È qua. No, dove scappa? Vado giù all'inferno. Guardalo. Che figlio. Non sei tanto simpatico, eh? Ragazzi, stessa cosa di prima, non vuole venire giù, lo mettiamo giù. No problem. Where is the problem? Non ci sono problemi, non ci sono the fucking problem. No, un altro colpo. Vieni giù. Non viene ancora giù? Lo butto giù io, signor fagiano. Vabbè, ragazzi, in teoria. Cioè, spero che poi si scarichi anche quel maledetto jetpack. Venga giù. Dai. Venga giù, signor fagiano. Ragazzi, adesso facciamoci la scaletta qua veloci, rapidi, andiamo a prendere veloci. Ok, dove sei? Bello facciamo, bello. Muore, c'è marca. Guardalo se. Sembra una vespa, un calabrone, che fagiano calabrone. Porca troia. Adesso. Vaffanculo. Muore, c'è all'inferno. E porca. Oh. Boom!
Ragazzi, abbiamo preso, ragazzi, il primo fagiano volante della storia catturato in volo. Ragazzi, se questo non è fagiantino, io non so cosa dire. Ragazzi, sono i belli. Comunque terminiamo con anche questo video con due belle vittorie quest'oggi. Quindi veramente very well, veramente molto bene. Soprattutto che siamo riusciti a provare il jetpack. Lo abbiamo anche avuto contro, quindi anche, cioè, tutto sommato un po' di rottura di palle me l'ha data, perché, cioè, gli ho distrutto il fortino, comunque stava sempre in alto. E quindi, ragazzoli, può essere comunque utile, anche se vi dico, personalmente non l'avrei mai messo al posto di qualsiasi altro item nelle slot di sotto. Ma ragazzoli belli, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Dimmi il vostro parere qua sotto nei commenti riguardante questo jetpack. E detto ciò, ragazzoli, vi ricordo di seguirci su tutti quanti i social. Io dato questo video, posso nei commenti. Come al solito, io vi saluto e vi dico che da next è tutto. Bella rega!